Buongiorno, benvenuti. Mi scuso se sentirete qualche rumore di retrofondo, ma essendo al mare l'unico posto che mi ha ospitato dandomi una saletta ha anche però della musica per i clienti esterni che ci sono. Comunque se avete dei problemi ditemelo, io poi spegnerò il mio microfono quando voi parlate in modo che non siate disturbati dall'eventuale suono. Sapete che ci sono circa, sono tre domande per ognuno di voi, 7-8 minuti per ogni domanda. Avete un ordine, cioè dal punto di vista generale, tu Triani hai bisogno di andare via presto? Hai qualche problema di tempo? Gianluigi, non ti sento. Voi mi sentite? Non ho problemi, non ho problemi particolari, sono solo no, all'aperto. Non ho problemi. Va bene. Seguo allora, i lavori. Benvenuti, abbiamo con noi la tre importanti esponenti del Forum per il diritto alla salute, ma anche di altri movimenti come il professor Maciocco, che ci hanno dato l'opportunità di avere questo incontro attraverso le iniziative prese dagli altri stati generali. Oggi cercheremo un pochettino di parlare di questo tema, la salute per tutti al tempo del Covid, ovviamente. E prima di tutto io interrogerei la dottoressa Albini, che lavora per il comune di Brescia e ha la delega al welfare. E vorrei chiederle questo. Dottoressa, in generale, quali sono state le sue impressioni dell'impatto della pandemia in Lombardia e poi con particolare riferimento a Brescia, dove lei opera intensamente, attivamente fin dall'inizio e a tutt'oggi? Io ho banalmente una delega alla sanità, che è una delega senza portafoglio in realtà, quindi è meglio dirlo espressamente. Ma io faccio sempre molto volentieri questi incontri perché ho l'impressione che quello che è accaduto in Lombardia e da noi davvero sia poco noto. Parto dai numeri, perché i numeri rendono un po' visibile e concreta la tempesta perfetta che ci ha assalito. A ieri, ho guardato i dati di ieri, in Lombardia eravamo come poco più di 92.000 persone positive dal 24 di febbraio, il 38,9% dei dati italiani. Brescia ha avuto, Brescia e province, esclusa la Valle Camonica che è nella TS della montagna, ha avuto più di 15.000 casi. Questi sono i numeri e sono numeri grossi. E qui altro tema, quando è stato il momento più terribile? Il momento più terribile è stato dalla metà alla fine di marzo, perché in quel periodo, nella mia città, io abbiamo avuto 5.000 casi. Questo è un fatto da dire, secondo me, perché difficilmente si parla della, scusate, in ATS Brescia, 5.000 casi. Si parla molto di altre realtà, ma i numeri concreti sono questi. Ma qui c'è già un primo problema, che sicuramente, su cui sicuramente Maciocco può dire più di quello che dico io, perché sono proprio esperta dei numeri. Fino al 24 aprile ci arrivavano dalla TS, dalla prefettura, cioè dalla regione prefettura, numeri divisi comune, per cui noi sapevamo ogni comune tutti i giorni quanti positivi avevamo, quanti erano i deceduti. Fate conto che a Brescia città 200.000 abitanti, avevamo fino al 24 aprile 1.633 casi Covid, 371 deceduti. Casi Covid ospedalizzati, perché di quello che è successo a domicilio noi non sappiamo nulla, naturalmente. Dopodiché i dati sono cambiati, arrivano come ATS, mentre i comuni continuano ad arrivare i dati nome e cognome delle persone dove abitano. Poi vi dirò, quando parliamo un po' di più del comune, che lavoro abbiamo fatto noi automaticamente, da soli, senza nessuna interferenza della regione. Quindi i numeri sono questi, cioè il fatto che in una regione si sia concentrato quasi il 40% dei casi vuol dire che noti, quali non noti non li sappiamo, è un fatto importante. È stata veramente una tempesta
è una ferita per ognuno di noi importantissima, perché ognuno di noi ha perso qualche parente, qualche amico, persone con cui ha condiviso dei percorsi, perché i morti sono stati tanti. In città abbiamo più del 300% di mortalità rispetto agli anni precedenti. E poi ci sono le percentuali. Io su questo ho qualche perplessità in più, perché le percentuali, a parte i dati generalissimi, spesso spengono il nostro sguardo critico, perché rassicurano, spaventano, però allontanano dalla materialità del Covid. Io come delegata alla sanità ho vissuto attaccata al telefono dal 24 febbraio e ancora oggi vi assicuro, poi vedremo come entreranno i temi di oggi, perché le cose che sono le telefonate ve le dico, perché bisogna capire di che cosa stiamo parlando, che non siamo solo numeri, non sono solo percentuali e non sono solo organizzazioni. Figlia trapiantata in terapia con immunosoppressori mi chiama i primi di marzo e mi dice: il mio papà ha 90 anni, sta bene, vorrei fare il tampone per essere sicura che lui continui a stare bene. Tampone impedito. Due figli isolati perché in isolamento fiduciario, siamo alla metà di marzo, la madre non risponde al telefono, attivo subito il servizio sociale. Questo è un altro tema di cui nessuno parla. Guardate che gli assistenti sociali domiciliari hanno lavorato tanto in questo periodo. Io non so perché non sono mai state citate accanto ai medici, agli infermieri, ai radioterapi, a quelli che facevano, ai tecnici di radiologia, ma ci hanno picchiato dentro duro anche loro. Prendiamo e andiamo a bussare alla porta di questa signora, che non era segnalata, quindi era lì senza spese, senza farmaci, senza niente. Secondo tema. Terzo tema. Siamo due figlie di due genitori con malattie croniche importanti, abbiamo deciso di abbandonare le nostre famiglie per vivere con loro, perché non sanno, nessuno viene a tamponarli, il medico non è venuto a visitarli, non abbiamo più ossigeno per le loro bombole. Cosa facciamo? E lì ti metti in pista a cercare le bombole. Guardate che la realtà era questa. Credo che, a me dispiace, sembra di volere rinfocolare un tema, ma la realtà era questa. La residenza per disabili che mi chiama i primi di marzo mi dice: non abbiamo sistemi di protezione, i ragazzi si stanno ammalando, nessuno ci fa i tamponi. Qualcuno è andato in ospedale, ogni giorno mi rendevano edotta, di questa comunità di una sessantina di ragazzi, una decina sono andati in ospedale, quattro sono morti. Sono tornati e i sistemi di protezione individuale alla fine di marzo glieli ho portati io personalmente. Per le RSA della periferia, non della città, un RSA, siamo anche lì intorno al 20 marzo, della provincia, siamo due operatrici di un RSA, abbiamo avuto qualche linea di febbre, non ci fanno il tappone, ma ci dicono di tornare a lavorare, perché se no non c'è personale. Questa è la realtà. Io credo che sia importante avere a che fare con questa realtà. Quindi, in che cosa ci siamo trovati di fronte in Lombardia? Uno, a una colpevole impreparazione, assolutamente colpevole. Sono stati smantellati i servizi pubblici di cure primarie, la legge 23 prima e il piano della cronicità dopo, e soprattutto c'è, dalla formigoniana memoria, c'è stata questa parificazione pubblico-privato che ha portato ad esempio al fatto che dal 24 febbraio al 9 di marzo l'unico ospedale che accettava i Covid, ed è successa l'esplosione, è stato l'ospedale pubblico, perché i privati accreditati sono entrati in gioco dal 9 di marzo. Poi hanno lavorato anche loro, non c'è ombra di dubbio, però sono arrivati il 9 di marzo. E questo è un altro dato che non può non essere detto. Poi ci siamo trovati, lasciamo perdere il piano pandemico 2006-2010, che aveva indicato che il problema era la medicina territoriale, il sistema delle cure primarie, e nessuno ha fatto niente, che era di fare scorta dei DP e nessuno ha fatto niente, parlo della Lombardia. Il secondo tema è stata l'eccezionale incompetenza e dequalificazione dei tecnici e dei politici dentro la regione, che se comunque noi ce ne accorgevamo in un periodo normale, come dire, di ordinaria amministrazione, e quindi stavamo proprio a vedere che cosa stava succedendo, quindi potevamo chiedere, fare le riunioni, pestare i piedi, fare le manifestazioni, però davanti a questo tema ci siamo trovati a una totale incompetenza e dequalificazione che dava un ordine esattamente il contrario. Questo terzo tema, una tragica improvvisazione. Si improvvisava ogni giorno qualcosa. Lo stiamo vedendo ancora adesso,
magari ne parleremo più ampiamente nella replica. Voi sapete che fino alla metà di aprile nessuno che non fosse ricoverato in ospedale faceva i tamponi, se vi ricordate, in regione Lombardia. Poi sono arrivati i sierologici, poi i tamponi positivi, se è positivo non lo paghi, se è negativo invece te lo devi pagare. E adesso arriva di fare i test sierologici a tutti a tappeto, tranne, non so perché, a Brescia. Io penso di saperlo perché, e ve lo dico dopo, però Brescia è esclusa. Non ho capito perché dalla regione. C'è insomma una guerra di posizione veramente drammatica, che hanno pagato le persone, perché se io penso quello che è accaduto è esattamente questo. Dipartimenti di prevenzione azzerati in Regione Lombardia, non hanno mai potuto avere nulla. La cosa con cui volevo chiudere questo mio primo intervento è una cosa che è uscita oggi sui giornali, quindi è assolutamente fresca. Ha fatto l'Ordine dei Medici di Brescia un sondaggio tra i medici ospedalieri di base, ha risposto circa 2000 medici, lo sta facendo anche l'Ordine degli Infermieri e me lo daranno a tempo, quindi magari faremo, se volete, un altro incontro, ve lo fornirò. E sono venute fuori quali sono le criticità, domanda. Uno, la mancanza di DPI. Secondo, l'assenza di indicazioni cliniche di linee guida. Terza, l'impossibilità di fare diagnosi tempestiva con i tamponi e la sierologia. Impossibile. Per i medici ospedalieri sovraccarico, perché gli ospedali non sapevamo più dove mettere le persone, per i medici in medicina generale e pediatri libera scelta, sempre di più. Il giudizio di questo gran numero di medici è che la regione e la TS hanno avuto una gestione del tutto inadeguata della pandemia. Del tutto inadeguata. Non è uno sondaggio di parte, è un sondaggio dell'Ordine dei Medici. Ma l'altro dato importante è che almeno il 60% ha dichiarato di aver avuto sintomi Covid o simil Covid, hanno chiesto il tampone, sono operatori sanitari, nessuno ha fatto il tampone. E soprattutto erano preoccupati per i loro familiari. Se poi mettiamo questa seconda domanda, quella che sta entrando lei, cioè, gliela farei nel secondo turno, perché vorrei proprio entrare con lei anche nel discorso concreto comune ATS. Certo, questo era per dire la lettura del personale sanitario di quello che ha fatto la regione. Certo. Va bene, allora alla seconda tornata darei la parola al professor Maciocco. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, anche lei faccio la prima, come poi Adriani, abbiamo tre domande su cui discutere. La prima è, visto che lei si è sempre occupato, in particolare il suo lavoro sul problema delle disuguaglianze, vorrei chiederle come ha impattato il problema Covid sulle disuguaglianze. Ha cambiato questo o ha semplicemente portato in evidenza qualcosa che già latente, e non solo latente, c'era in Italia in generale, una visione nazionale, direi? Ecco, questa è un po' la mia prima domanda. Allora, diciamo che i dati di cui disponiamo oggi sono ancora un po' insufficienti per dare delle risposte complete, esaurienti a questo tema. Casomai una può essere invece data abbastanza facilmente, che a livello nazionale, visto che mi chiedevi il livello nazionale, noi fino a poco tempo fa, cioè fino a prima della pandemia, consideravamo il sud come, diciamo, il territorio maggiormente esposto al problema delle disuguaglianze, soprattutto per il fatto che a sud c'era una maggiore prevalenza di patologie croniche e anche una minore aspettativa di vita legata a questi fattori. Ecco, allora, in questa pandemia ha risparmiato il sud e almeno questo tipo di disuguaglianza non si è accentuata. Quindi questo elemento lo possiamo escludere. Però quello che è successo soprattutto al nord e in Lombardia dovrà essere oggetto di molta attenzione.
cosa sappiamo e cosa non sappiamo per poter parlare di disuguaglianza. Intanto sappiamo che sono stati colpiti soprattutto le persone anziane con pluripatologie, con multimorbidità. E questo è un elemento che è subito emerso in maniera chiarissima. Il secondo elemento è stato il massacro nell'RSA. E questi sono due dati che noi conosciamo abbastanza bene, da cui potremmo provare a fare delle deduzioni. L'altro dato che non sappiamo, ma che è molto indicativo, è quello che diceva precedentemente l'Albini riguardo a Brescia, cioè noi non conosciamo l'esatta quantità di morti. Abbiamo i dati di un confronto che ci dà l'Istat riguardo alla media della mortalità dal 2015 al 2019 confrontata con la mortalità nello stesso periodo marzo-aprile del 2020, e per Brescia c'è un più 300%, per Bergamo c'è addirittura un più 400%. Allora, noi, questo qui ci porta a dire che molte persone sono morte a casa, sono state lasciate morire a casa senza diagnosi e senza assistenza, e questa è una cosa spaventosa. E da questi tre elementi noi cosa possiamo dedurre? Possiamo dedurre, uno è che noi nella letteratura sappiamo perfettamente che la pluripatologia, la multimorbosità si concentra nei gruppi, con livello socio-economico più basso. E quindi quando noi cercheremo di fare delle analisi di quello che è successo in Lombardia, molto probabilmente troveremo questo dato, cioè che coloro che sono morti avevano un livello socio-economico più basso. Ma questo è un dato su cui dovremo studiare attentamente quando riusciremo ad avere i dati di mortalità delle persone con nome e cognome, eccetera. Questi elementi sono utili per fare un'analisi comparativa e dire francamente che molto probabilmente le disuguaglianze si sono accentuate proprio nei gruppi più poveri della popolazione, che sono quelle che avevano meno risorse, per esempio le persone che sono morte a casa senza assistenza, che avevano meno risorse familiari, economiche e sociali, e coloro che, avendo pluripatologie, appartenevano con maggiore probabilità a gruppi di popolazione con livello socio-economico basso. Questa è la prima, osservazione quasi banale, ecco, molto, molto semplice. Altri paesi, e faccio qui una breve osservazione, come gli Stati Uniti, invece le disuguaglianze sono scoppiate, perché lì abbiamo già i dati. Senta, professore, su questa domanda poi della visione internazionale avrei proprio l'ultima domanda da porle. Riserviamo questa visione, l'ultima domanda sulla visione internazionale dal suo punto di vista. Adesso allora lascerei la parola a Gianluigi Trianni del Forum per il diritto alla salute della Regione Emilia-Romagna per chiedergli innanzitutto una cosa. È chiaro che questo Covid, questo tsunami, ha messo in luce una serie di quelle che noi credevamo certezze, che poi non sono risultate certezze, ma anzi contraddizioni, nel rapporto Stato-Regione. Come eravamo abituati 10-15 anni fa a concepire questo rapporto. Quindi, cosa è successo in questo periodo che ha così profondamente alterato il rapporto Stato-Regione e ha causato
veramente degli attriti e delle situazioni gravi per chi osservava da fuori in un momento di pandemia, non una collaborazione ma spesso una contrapposizione. È una domanda abbastanza difficile. A me viene subito in mente di partire comunque dal titolo quinto della Costituzione, che con l'articolo 117 ha introdotto la legislazione concorrente e ha riservato allo Stato centrale, sostanzialmente al Parlamento, la determinazione dei LEA e ha lasciato le regioni ad autodeterminarsi soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione delle strutture. Ovviamente questo processo è andato avanti gradualmente, non si può indicare necessariamente un punto di rottura. Diciamo che progressivamente si è sviluppata una pulsione autonomistica delle regioni, che è poi arrivata alla famosa proposta di Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, avanzata all'allora governo Gentiloni nel 2018, di avere ulteriori forme di autonomia rispetto a quelle già molto ampie previste dall'articolo 117 della Costituzione e successivamente sviluppatesi. Io penso anche che contestualmente noi siamo stati immersi in un clima, in una cultura politica che potremmo sintetizzare, che normalmente viene definita neoliberista, che potremmo definire con lo slogan privato è più efficiente e non è sbagliato, purché il pubblico in qualche modo controlli. Questo nella versione delle regioni governate dal centro-sinistra, nelle quali si è appunto trasformata la funzione delle strutture pubbliche da erogatrici di prestazioni a controllatrici che le prestazioni fossero sul piano formale erogate con efficienza ed efficacia. Scusate il rumore di sottofondo, stanno arrivando i manifestanti. E invece nella versione del centrodestra, soprattutto in Lombardia, una sostanziale parità di ruolo di fornitori rispetto a una struttura pubblica che svolgeva il ruolo di acquirente. In sostanza il concetto berlusconiano del bonus da dare all'utente che avrebbe potuto l'utente spendere dove riteneva più opportuno per sé. Con questo portando a un sviluppo importante il settore erogativo privato delle prestazioni sanitarie. Quindi diciamo una grande, diciamo così, libertà per le regioni di organizzarsi sul versante organizzativo, ma anche sul versante delle tariffe e anche sul versante della definizione delle tipologie di prestazioni che le varie strutture potevano dare e anche delle tariffe di trasferimento. Una situazione veramente di balcanizzazione che è andata... Allora, dottor Triani, io le lascerei di pensare per il secondo intervento proprio a qualcosa di specifico che il Covid ha dato sul discorso dell'autonomia differenziata. Ecco lì, certo. Andare un attimo a capire gli insegnamenti che ci sono. Quindi la seconda domanda sarà questa che io rivolgerò a lei. Sì. Adesso io tornerei dalla dottoressa Albini. Allora, dottoressa, lei ne aveva già parlato prima, ma mi piacerebbe approfondire con lei questa tematica. Lei ha vissuto direttamente dal ruolo del comune il rapporto con l'ATS, quindi con la struttura deputata a intervenire in caso di pandemia. E vorrei che lei ci
ragguagliasse rispetto a quello che è emerso nella sua esperienza di questo rapporto quotidiano, e se il rapporto, come mi sembra di capire, non è stato un rapporto dei migliori o è stato carente, cosa da questa epidemia dobbiamo prendere perché il rapporto tra Comune da un lato e ATS dall'altro diventi per il futuro un rapporto veramente positivo e fattivo. Sì, questa è una domanda in realtà cruciale. Purtroppo se ne occupano troppe poche persone, come se i comuni responsabili della tutela della salute dei cittadini e delle cittadine, in qualche modo nel governo invece della sanità e dei servizi sanitari, non debbano centrarci, perché così è in questo momento. È stata un'esperienza che mi ha insegnato molto, perché finché sei in situazione di quotidianità hai rapporti istituzionali, sono vicepresidente dell'Assemblea dei Sindaci di ATS, che non conta niente, è un organo puramente consultivo, non ha nessun ruolo decisionale, e già il presidente è un sindaco che appartiene all'area dell'attuale giunta lombarda, e lì è stato il primo problema, perché i sindaci mi chiedevano di riunire questa assemblea per capire cosa stava succedendo, e lì ho trovato il primo ostacolo, tant'è che ho dovuto pormi con forza, ho detto vabbè, la convoco io, sono vicepresidente, non è un problema. Quindi il fatto dell'appartenenza d'area ha superato una questione che io considero invece fondamentale tra istituzioni, e cioè che ci deve essere stabilire un patto di leale collaborazione tra le istituzioni. E invece noi ancora ora siamo in conflitto tra, lo dico, sono molto esplicita, perché qualche dirigente di ATS e di SST è stato altrettanto esplicito, che tra la regione guidata dal centrodestra e le amministrazioni guidate dal centrosinistra non bisognava fare nessuna concessione. Questo. E l'esempio lampante di questo, quindi la difficoltà della relazione, la difficoltà politica, non sui contenuti, politica a priori, se vogliamo dire, pregiudiziale, al di là del patto di leale collaborazione che secondo me sempre ci dovrebbe essere, anche nei pensieri diversi, ma a maggior ragione una situazione dove pativano così tante persone, e queste persone che pativano venivano nei comuni. L'esempio dell'ospedale civile Scala 4, il tema qual è? Dove mettiamo nella fase di decrescita della pandemia, dove ricoveriamo le persone, fatto salvo una rete territoriale, una stratificazione, un riconoscimento di possibilità per le persone? Noi non abbiamo le case della salute, noi non abbiamo manco i PREST che fanno finta, c'è una brutta copia delle case della salute. Allora c'è creato un gruppo di lavoro in ATS su pressione mia e del presidente dell'Ordine dei Medici, che è una persona straordinaria e sta lavorando benissimo. Abbiamo fatto una cabina di regia, un gruppo di lavoro proprio su questo tema, ed è uscito un'ipotesi interessante che potrebbe essere una modellistica per il futuro, per le patologie croniche, cioè individuare la persona al suo domicilio, fare tutti gli accertamenti che servono, parliamo del Covid in questo momento, quindi una struttura non ospedaliera ma ambulatoriale, oppure a domicilio se non può uscire utilizzando le USCA, che sono assolutamente sottoutilizzate, per cui si fa il tampone, si fanno gli esami, c'è lo psicologo, c'è l'assistente sociale, si vede che se ha una casa. Questo è l'altro grande tema che ha scoperchiato, ha ragione il professor Maciocco, ci siamo accorti, se così si può dire, noi come comuni queste cose le sappiamo, non le sa chi governa la sanità. Ci siamo accorti improvvisamente, poi vi dirò cosa abbiamo messo in campo come comune in 448, che ci sono persone che non potevano farlo l'isolamento obbligatorio a casa, perché non avevano una casa in cui era possibile farlo. E allora in 448 io, insieme al sindaco, abbiamo chiamato il vescovo, che ci ha aperto una casa di accoglienza alberghiera in piena città, l'hanno aperta in 3 giorni, era chiusa, e abbiamo attivato 60 posti per queste degenze intermedie, chi non poteva stare a casa, con infermiere della Croce Rossa e con altre cooperative che ci lavoravano dentro. C'è stato un altro problema di cui nessuno parla, perché sono le vergogne della disuguaglianza che non devono venire fuori. Noi, percentuale di stranieri affetti non più del 10%, poi potremmo ragionare su questo, e credo che il nostro direttore di cliniche infettive vuole ragionarci, però ci penseremo.
Noi abbiamo avuto il grande problema delle badanti, perché le badanti erano a casa di queste persone anziane e molte sono malate, molti sono morti, loro hanno preso il Covid, parliamo di decine di badanti, sono state ricoverate in ospedale, al momento della dimissione nessuno le voleva più. E allora abbiamo creato una struttura di accoglienza per queste donne. Quindi la disuguaglianza passa attraverso anche dei sistemi di lavoro non sicuro, assolutamente precario, di non riconoscimento, e sono i comuni che conoscono queste realtà, non le strutture sanitarie. E quando io proponevo questo in ATS, mi diceva, vabbè, non ci riguarda. Adesso invece la Regione Lombardia, come sapete, chiede che i comuni vadano ad identificare degli alberghi per fare degenze di sorveglianza. I comuni anticipino il denaro che poi la Regione darà via protezione civile. Francamente, io e mio sindaco abbiamo detto non se ne parla neanche, perché non ho capito. Cioè, prima abbiamo dovuto fare tutto noi da soli, senza intervenendo, a parte per i badanti, le abbiamo trovate noi e abbiamo sopportato noi la spesa. E non erano solo badanti, ma erano senza tetto o persone comunque che non avevano una casa decorosa in cui tornare. Poi, vi dicevo, il vicariato ha lavorato così bene, adesso la Regione ci chiede questa cosa. Su cui noi glissiamo, nel senso che non esiste questa cosa. Abbiamo identificato però, perché le persone patiscono e i comuni sono vicini alle persone, identificato due appartamenti in cui ci possono stare quattro persone, perché sono appartamenti del comune, insomma, per cui è un po' complicato. Però il rapporto era di costante, quotidiano incontro con ATS, di due volte alla settimana call con Gallera, ma ogni volta erano muri di gomma, perché le nostre domande erano fare i tamponi domiciliari, capire, dare i sistemi di protezione individuale, e ogni volta rimandavano al governo, e il governo che non interviene. Cioè, è stata un'esperienza devastante, devastante. Io non ce la facevo più, il mio sindaco era caduto in depressione, ma noi dobbiamo tenere conto, credo che sia stato per tutti, insomma, questo. Quando abbiamo fatto la cabina di regia abbiamo identificato questo modello, secondo me molto interessante, tra l'altro già conosciuto, non abbiamo inventato nulla, tra l'altro mettendo insieme tutti gli attori, perché c'era l'ordine dei medici, degli infermieri, dei tecnici di radiologia, i primari di radiologia hanno formato due persone perché facessero le ecografie transtoraciche a domicilio, in ambulatorio, quindi con una rete da parte degli operatori e delle operatrici di grande fiducia rispetto al comune, che faceva un po' da collettore di tutte queste operazioni. A tuttora non è ancora partito niente, non si riesce a identificare l'ambulatorio, noi ne abbiamo tre vuoti e noi sappiamo dove sono, li stiamo indicando bene, però il problema è che i comuni non contano niente. In quel sondaggio dei medici che vi dicevo prima, entra forte la richiesta che i comuni rientrino anche nella programmazione, dico nel governo, ma nella programmazione della sanità, perché non c'è sanità senza sociale, e non sono solo due nomi con un trattino in mezzo, sono due nomi da governare insieme. Questo è il nodo di fondo, per cui un'assemblea dei sindaci che è solo consultiva non conta niente, un esecutivo che si chiama consiglio di sorveglianza che è solo raccoglie le informazioni, ma se noi non facciamo rientrare le municipalità dentro la programmazione sociosanitaria per tenere insieme le due parti, non andiamo da nessuna parte. Sarà sempre peggio. Il prossimo problema emergenziale sanitario sarà tutto sul versante sanitario e sarà ancora con le stesse difficoltà, perché non si può caricare gli ospedali di patologie che non è detto che debbano entrare negli ospedali. Si possono creare strutture fuori. Io, questo è un po' l'inghippo della questione. Grazie, poi mi riservo la terza domanda, ovviamente. Adesso io ritorno dal professor Maciocco e chiedo a lui. Abbiamo parlato di questi fattori di disuguaglianza che un po' ci hanno anche stupiti, no? Il sud meno colpito del nord, varie situazioni, ma da questa esperienza Covid cosa si può fare
per ridurre l'impatto negativo delle disuguaglianze, proprio partendo da questa esperienza che abbiamo avuto in tutta Italia e sempre su una visione come lei ha nazionale, cosa ci può insegnare per arrivare a non ripetersi più che i più fragili siano sempre colpiti? Bene, intanto la mia solidarietà a Albini, che veramente apprezzo per il suo, la sua passione sconfinata e per l'attività, immagino, continua e faticosissima di questi mesi. Vi ringrazio anche perché credo tutta l'Italia abbia guardato la Lombardia come con sgomento, pensando a quello che passavano le persone, pensando a quello che passavano gli amministratori. E quindi devo dire anche che le proposte che faceva Donatella Albini riguardo alla riorganizzazione dell'assistenza territoriale sono fondamentali. Speriamo che la Regione capisca, non ha ammesso un errore, non ha voluto ammettere un errore. Speriamo che questa sia l'occasione a bocce ferme per riconsiderare con calma, con obiettività quello che è avvenuto. E quello che è avvenuto anche perché ormai in Italia da molti anni tutto il settore della cronicità è stato abbandonato, nel senso che noi avevamo avuto nel 2016 un segnale, l'approvazione da parte del Ministero della Sanità del Piano Nazionale Cronicità, che arrivava quasi con 15 anni di ritardo rispetto a quelle che erano le acquisizioni internazionali sull'organizzazione dei servizi riguardo al problema della cronicità, che non è semplicemente un problema del fatto che le persone anziane si ammalano di malattie croniche, che è la banalità che generalmente si dice in queste cose qui. Quello che è avvenuto negli ultimi anni è una epidemia di malattie croniche che ha la stessa portata di un'epidemia di una malattia infettiva, con la differenza che, non essendoci un agente patogeno di mezzo, la gente se ne accorge di meno che si tratta di una epidemia. Ma noi ci troviamo di fronte a un aumento notevolissimo di malattie croniche legate a una serie di fattori, uno dei quali è anche la longevità, l'aumento della longevità. Ma ci sono altri elementi in gioco molto importanti che hanno a che vedere con le nostre abitudini di vita, con la nostra alimentazione, con l'inquinamento, con tanti fattori che hanno fatto sì che le malattie croniche hanno avuto un incremento notevolissimo, molto maggiore dell'aumento della longevità. Addirittura noi ci troviamo di fronte a un fenomeno che si verificherà in Lombardia, una riduzione della longevità a causa della pandemia, con un aumento delle malattie croniche che continueranno a crescere. Allora, tornando al Piano Nazionale Longevità, cosa diceva questo piano? Diceva due o tre cose abbastanza fondamentali. Uno, che le malattie croniche si affrontano a livello del territorio, a livello del distretto, a livello delle cure primarie, e che pensare di affrontare le malattie croniche, come pensava la Regione Lombardia, negli ospedali, nelle strutture ad alta specializzazione, è una solenne errore. Il secondo elemento è quello che il territorio, proprio dovendosi riorganizzare in funzione di assistere meglio le patologie croniche, è quello di riorganizzarsi attraverso una serie di interventi basati fondamentalmente sulla creazione di team multidisciplinari composti da medici, infermieri, specialisti, operatori sociali, perché la gestione delle malattie croniche è una gestione complessa che richiede non soltanto un'attività, diciamo, terapeutica, clinica, richiede un'attività complessa che va da un'attività di supporto all'autogestione delle patologie fino a quella più complessa dei pazienti non autosufficienti che si ricoverano, ma che richiede tuttavia una caratteristica comune, cioè la proattività.
cioè i servizi territoriali basati su questi team multidisciplinari devono cercare di intervenire prima che la malattia si aggravi o addirittura possibilmente prima che la malattia si generi, prodotta dai fattori di rischio che conosciamo. Tutto questo richiede una riorganizzazione delle attività. Alcuni paesi l'hanno fatto, in alcune realtà questo è avvenuto. In Italia questo piano nazionale della cronicità, approvato nel 2016, non è stato finanziato neanche con un euro, è scivolato come se nulla fosse, perché il sistema sanitario italiano da alcuni anni è interessato a tutt'altre cose. È interessato, come diceva Triani, a politiche che hanno a che fare con le politiche del mercato, alla produzione di prestazioni, non alla presa in carico dei pazienti, alla creazione di secondi pilastri assicurativi. Insomma, negli ultimi anni è avvenuto quello che tutti noi sappiamo, una riduzione delle forze lavoro a tutti i livelli, ma soprattutto nel territorio. Sono stati azzerati alcuni servizi come quelli di igiene, come sappiamo, non soltanto in Lombardia ma anche in tutte le regioni i servizi di prevenzione sono stati fortemente colpiti. I medici di famiglia, che avevano l'occasione per battere un colpo, per dire noi potremmo essere parte di questa partita della gestione delle malattie croniche, si sono ben guardati dall'accettare questa sfida, perché gli faceva maggior più comodo continuare a fare un lavoro ottocentesco di lavoro da soli, solitari, nei loro studi, tranne qualche eccezione che è avvenuta, ma tendenzialmente i medici di famiglia sono stati uno dei principali ostacoli al rinnovamento delle cure primarie. E quello che è avvenuto con la pandemia, cioè il fatto che non è esistita una diga al processo, a questo enorme problema della crescita dei casi che andavano tutti a sbattere tutti insieme nell'ospedale, non avevano perciò un livello intermedio, un livello iniziale di diagnosi e di trattamento domiciliare. Tra l'altro vediamo ora che siamo in coda all'epidemia che i casi, quando vengono riconosciuti tempestivamente, possono essere agilmente trattati a domicilio, e solo una minima parte, come già all'inizio noi sapevamo, soltanto una minima parte richiede un livello di ospedalizzazione e di terapia intensiva. Ecco, allora, una delle caratteristiche del chronic care model, che è alla base del modello di gestione delle malattie croniche, è proprio quella della proattività. Ed è questo tipo di proattività, cioè individuare i pazienti, conoscere tutti i miei pazienti, stabilire per questi pazienti delle modalità di intervento adeguate, sia sul piano sanitario ma anche sul piano sociale, è la via migliore per fare la prevenzione non soltanto degli aggravamenti, delle complicazioni, ma è anche un modo per identificare le persone più fragili intorno alle quali creare degli interventi più robusti per salvaguardarli nei momenti di crisi. Questa è la maniera migliore dal punto di vista sanitario per ridurre le disuguaglianze. Poi c'è anche la componente politica, sociale, il livello di pensione, tutto quello che volete. Però i medici hanno una responsabilità, i medici e il settore sociosanitario hanno una responsabilità nel fronteggiare le disuguaglianze, che è quella di individuare i casi fragili su cui intervenire per evitare gli aggravamenti e le complicazioni, oppure le situazioni che abbiamo visto nella pandemia, che una persona alla fine nessuno la conosca, nessuno si renda conto che sta morendo a casa senza assistenza. Benissimo, adesso darei la parola al dottor Triani per entrare con lui un po' più nell'argomento. Date queste condizioni, sentiti i dati,
questo discorso dell'autonomia differenziata, così spinto in passato, ma di cui si comincia a riparlare subito dopo, in pieno fase 2, a suo avviso, che cosa ci ha portato l'emergenza Covid nel considerare queste richieste venute da queste tre regioni, ma poi ce ne sono in lista molte altre, per il futuro, visto come benessere collettivo e non lasciato alle singole situazioni in cui uno si viene a trovare per ragioni geografiche di vita sua? Ecco, cosa si può, cosa si fare, cosa accelerare o cosa ripensare di questo discorso? Ma non c'è dubbio che l'epidemia Covid abbia si sia scatenata come un ciclone, come uno tsunami sul tema dell'autonomia differenziata, mettendo a nudo tutti i suoi limiti. In primo luogo ha chiarito di fronte a tutti ciò che anche Antonella Albini, Donatella Albini e Gavino Maciocco hanno segnalato, cioè la sostanziale, diciamo così, chiamiamola distruzione dei servizi territoriali di prevenzione. Io aggiungo anche un sostanziale indebolimento della rete ospedaliera, perché negli ultimi 20 anni lo sport generale è stato quello di ridurre la spesa pubblica, ridurre l'austerity e provare ad acquisire dal privato tutto ciò che sembrava poter essere acquisibile a minori costi rispetto a quanto il pubblico era in grado di produrre di ogni tipo di prestazioni. Non è un caso che i limiti sul sistema sanitario, sul servizio sanitario nazionale siano emersi non solo sul territorio ma anche negli ospedali. In altre occasioni Gavino Maciocco ha opportunamente segnalato che certamente l'epidemia ha colpito tutti in maniera impreparata e quindi all'inizio è stato difficile organizzarsi. Noi probabilmente non avevamo l'esperienza dei paesi dell'Estremo Oriente nella gestione di casi di epidemie di questo tipo. Però ecco, non c'è dubbio che alla fine il sistema sanitario si è dimostrato pubblico e anche la risposta privata si è dimostrata inadeguato. Quindi l'opinione pubblica ha avuto la mano, ha avuto la prova provata che il modello di non solo di decentramento ma anche di taglio dei servizi, dei finanziamenti al servizio sanitario pubblico era un modello disastrosamente perdente. Ma l'altro aspetto abbastanza interessante è che la sanità sia diventata un elemento non solo centrale del diritto costituzionale, uno dei diritti fondamentali, ma anche un ambito di business, una dimensione nella quale la società contemporanea devono organizzarsi, è ormai diventata acquisizione comune. E vorrei segnalare a questo proposito che ad affermare questa dimensione centrale della sanità, come della scuola, come dei servizi sociali in sostanza, sono interessati sia i cittadini che questi servizi vorrebbero utilizzare in maniera più adeguata, sia gli erogatori privati che su questi servizi hanno intuito che si possono realizzare grandi profitti. Il privato in sanità in questi ultimi anni è profondamente cambiato. Siamo passati da iniziative costruite da singoli specialisti che si costruivano la clinica privata in ginecologia per il parto, in pneumologia per l'assistenza alla tubercolosi, a vere e proprie catene multinazionali di erogazione di servizi, non solo sul settore ospedaliero, anche sul settore della cronicità e anche sul settore della distribuzione dei farmaci. Nel frattempo c'è stata una grande concentrazione dell'industria del farmaco, che si è ridotta a poche grandi multinazionali, e allora vediamo come il regionalismo differenziato, che purtroppo ancora viene richiamato, proprio su questi temi dimostri la sua inadeguatezza, perché il regionalismo differenziato richiesto da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, per esempio, chiedeva un'autonoma gestione dell'assistenza farmaceutica,
per esempio chiedeva di poter attuare in maniera autonoma il potenziamento del personale che nel frattempo era stato tagliato in tutte le regioni d'Italia e che in maniera non solidale queste tre regioni chiedevano di poter integrare sulla base delle risorse che ciascuna regione poteva mettere in campo. E anche addirittura il regionalismo veniva chiesto per avere mano libera nelle istituzioni dei fondi e anche ulteriore mano libera nell'organizzazione dei servizi. Segnalo che a Bologna, per esempio, è appena stata fatta una fondazione, la Fondazione Sant'Orsola, che è l'elemento di, come dire, propulsivo della realizzazione di un IRCS, un istituto di ricerca, nel quale in sostanza il pubblico accetta di andare sul mercato della ricerca, adesso lo sintetizzo così, di cercare fondi privati per fare ricerca, e i privati che concorrono cercheranno di utilizzare la ricerca per fare business. È un po' l'esempio che abbiamo insieme con Gavino Maciocco discusso ai tempi di Gilead alcuni anni fa, quando abbiamo visto che la produzione di farmaci serviva in realtà come asset finanziario. Ecco, quindi nella situazione attuale l'opinione pubblica ha capito che le autonomie regionali sono un elemento negativo, che la politica di austerity è un elemento negativo. I cittadini chiedono il potenziamento dei servizi territoriali ospedalieri. Questo stesso obiettivo è nelle strategie dei privati che non a caso con le strutture europee indicano la sanità come un elemento centrale di investimento e a questo punto onestamente sul piano politico rimane incomprensibile come si continui a chiedere autonomia differenziata. Voglio segnalare da ultimo un altro aspetto abbastanza importante. Purtroppo il Covid ha dimostrato anche il fallimento di un modello totalmente centralizzato, perché se escludiamo alcune autorevoli istituzioni pubbliche di studio, peraltro la conduzione centralizzata dell'epidemia è stata molto lacunosa. E quindi bisogna anche adesso, come dire, stare attenti a che alcuni ambiti di pensiero ripropongano inavvertitamente una totale centralizzazione del sistema sanitario, che sarebbe un modello di nuovo perdente. Io sono convinto di due cose e mi avvio a concludere questo intervento, che spero abbia messo qualche pulce nell'orecchio, pur essendo stato non del tutto organico. Vorrei appunto segnalare che nella situazione attuale l'elemento critico è stata la cultura politica e la concezione politica di risparmio sulla sanità, della sanità come elemento secondario della vita economica sacrificabile ad altro. E quindi il problema centrale è promuovere una cultura politica dell'investimento in sanità e dell'investimento pubblico in sanità. Questo è l'elemento centrale prioritario rispetto a momenti di ingegneria, diciamo così, istituzionale, che potrebbero essere giustificati sulla base di analisi a tavolino, ma in questo momento l'urgenza vera è che in tutte le regioni d'Italia si colga l'occasione delle lacune messe in evidenza da Covid-19 per fare una programmazione pubblica dei servizi sanitari mancanti e per apprestarsi a trasformare quella programmazione in realizzazioni concrete. I modelli in qualche modo ci sono, per altri versi vanno appunto sperimentati. Adesso, per essere molto franco, la questione centrale è ogni comune e ogni quartiere delle grandi città deve mettere in campo la sua richiesta di organizzazione strutturale e organizzativa delle cosiddette case della salute, che la stessa OCSE indica come modello assolutamente attuale, e ovviamente andare a una riorganizzazione degli ospedali che non sia sbilanciata verso quei reparti di terapia intensiva che abbiamo visto realizzati in Lombardia, ma purtroppo vedo anche in Emilia Romagna quella realizzati senza una
effettiva valutazione della gestione ottimale degli impatti epidemici e una riorganizzazione anche delle reti, quindi sia ospedaliere che delle case della salute, che tra l'altro sarebbero un importante e serio volano dell'economia insieme a ad un adeguato potenziamento dell'organico dei servizi pubblici, che in una società, diciamo, della conoscenza non può consentire limiti, soprattutto a fronte dei grandi momenti di sottoccupazione che ci aspettano. Queste sono le mie riflessioni. Va bene, ci passiamo poi al terzo e ultimo giro. Adesso io ritorno dalla dottoressa Albini per chiedere qualcosa, sempre che ha a che fare col suo lavoro e con la situazione, però che ha a che fare anche con una situazione che si è creata nel forum, che si è creato un coordinamento donne del forum che affronta da una prospettiva di genere vari aspetti legati al Covid. Allora io le chiedo, dottoressa, dall'esperienza da lei vissuta col Covid, cosa si può dire dell'impatto di questa pandemia come impatto di genere? Questa è una domanda interessante che ci siamo poste come donne del forum. Abbiamo pensato questi due incontri sulla questione, centrando il tema RSA come modello di vivere e abitare nella città da parte dei cittadini e delle cittadine, quindi proprio uno sguardo di politica di genere molto attento. Solo su Trianni volevo dire, noi come comuni l'abbiamo già chiesto le case della salute, ma noi non contiamo niente, cioè voglio dire, io sono molto esplicita, ma le abbiamo chieste, abbiamo fatto i convegni, abbiamo avuto l'interlocuzione, siamo andati nei quartieri, fatto tutto, fatto tutto. Il problema è che nell'organizzazione dei sistemi sanitari i comuni non hanno voce. Quindi è necessario un atto politico importante perché questa cosa cambi nelle regole di sistema proprio, nella politica. Chiudo la parentesi perché è un tema che mi appassiona, perché è il tema da quando si parla giustamente della cronicità. Questione del genere, allora, prima osservazione, le donne hanno sicuramente, tutte le donne, e poi farò qualche differenza, hanno pagato il prezzo più alto in questi lunghissimi mesi. La pandemia ha aumentato le disuguaglianze di genere, anche perché il genere determina di per sé importanti differenze su come la pandemia influenza la vita quotidiana. Pensiamo ai dati, torno alle percentuali e ai numeri. Uno, non tutti i paesi hanno raccolto e disaggregato i dati della pandemia per sesso e per genere. Questo è un primo dato. Quando si sente dire ma le donne sono più affette, muoiono di meno, eccetera, sono dati molto parziali, perché non tutti i paesi hanno fatto la stessa cosa. Parlo di un discorso generale. In Italia noi abbiamo una letalità del circa 17% per i maschi e 9% delle donne, quindi è vero, le donne muoiono di meno. Però, l'ha detto recentemente l'Istituto Superiore di Sanità, ma non bisognava essere degli scienziati per capirlo, le donne si sono infettate più degli uomini. Perché non ci voleva l'Istituto Superiore di Sanità? Perché quasi il 70% tra gli operatori sanitari sono donne, L'83% delle operatrici delle RSA sono donne, il 70% e più di chi si occupa di servizi come lavanderia, pulizia, catering sono donne, e quindi è evidente che la maggior parte, chi era in prima linea nel maggior numero di persone, erano le donne, erano proprio loro. L'altra cosa, quindi non mi stupisce questo dato, l'altro fatto importante è che si dice perché le donne sono impegnate in lavori essenziali. Ecco, questo termine, che cosa vuol dire lavoro essenziale? Vuol dire prendersi cura dal punto di vista strettamente sanitario, dal punto di vista sociale, dal punto di vista dell'accudimento, poi arrivo anche a casa. Questo significa che abbiamo scoperto improvvisamente la visibilità del lavoro essenziale delle donne. Cioè il nostro paese ha potuto sopravvivere e può sopravvivere grazie a questo lavoro essenziale delle donne. Ma c'è sempre stato, eh? Cioè la cosa che un po' mi fa arrabbiare
anche quando ne sento parlare, che c'è sempre stato. Noi è vero che abbiamo una certa predisposizione alla cura come donne, però se io mi guardo indietro e penso alle guaritrici, alle streghe, alle levatrici, un po' di preoccupazione ce l'ho, perché le guaritrici sono state eliminate dal mondo occidentale. Ancora siamo nell'epoca pre, diciamo, scuola medica salernitana. Poi sono arrivate le streghe che hanno bruciato, le levatrici le hanno tolte dalla possibilità di agire sul parto con l'ospedalizzazione. Francamente qualche preoccupazione ce l'ho, e sento adesso quelle che sorreggono i lavori essenziali, facciamo una cosa. Però al di là delle battute, io penso che, come diceva bene prima Maciocco, io condivido questa analisi, anche sul tema del genere è così. Il problema che si affronta oggi sulle disuguaglianze di genere che si stanno ampliando non è l'emergenza, ma come si è arrivati a questa emergenza. E quindi il virus non è la causa, ma il sintomo di una malattia sociale che già esisteva, perché così era. Pensate solamente alle donne che sono rimaste a casa nel mitico smart working, che io non amo. Io faccio la ginecologa, non posso fare lo smart working, questo è evidente. Però lo smart working vuol dire che ti consente di stare a casa, ma non ti consente relazioni, ti consente di stare a casa, ma ti consente di organizzare comunque continuamente la casa. È in realtà una gabbia, gli uomini sono tornati a lavorare, le donne sono rimaste a casa per lo smart working. C'è qualcosa che non va in tutto questo. Tant'è che io sentivo una della dirigenza nazionale di CGL, che è una mia amica di Brescia, quindi si tiene informata su quello che succede benché sia a Roma, e mi diceva che stanno ragionando anche a livello sindacale di questo, perché visto come un po' la piattaforma risolutiva per lanciarsi nel futuro, in realtà chi ne fa le spese sono le donne. Quindi io credo che questo sia un tema così. Allora, è necessario che si pensi davvero a un nuovo ordinario in cui le comunità locali hanno la chiave di volta, ed è evidente che noi dobbiamo organizzare una convivenza non breve con questo virus. Non so se avete visto gli ultimi dati, a parte il dato eccezionale del Lazio, e sappiamo che cosa è legato, in Lombardia non siamo a zero, dobbiamo pensare a una convivenza. Bene, io ho passato gli ultimi 15 giorni, come potete immaginare, sui centri ricreativi estivi, perché si chiedeva l'ATS, ma sono così indispensabili? Sì, per i bambini, le bambine, ma anche per i genitori che lavorano, e sono, bontà mia, che parlo dei genitori. Ma il problema era che anche qui la prima versione della Regione Lombardia, lo dico perché anche questa è molto pericolosa, era: i comuni autorizzano i centri ricreativi estivi anche dal punto di vista sanitario, cioè se ne chiamavano fuori. Insieme al presidente dell'Associazione Comuni Bresciani, che guarda caso è un sindaco di centro-sinistra, siamo andati a picchiare i pugni. Ma come? Non contiamo niente sul piano sanitario e improvvisamente autorizziamo i centri ricreativi estivi dal punto di vista sanitario? Non mi torna. E c'è stato tutto un lavorio con la Regione, con ATS, per arrivare ad aprirli secondo una modalità di presa d'atto anche da parte di ATS. Questo per dirvi quanto questo discorso del genere si intreccia in realtà, come diceva Maciocco prima, non solo con le disuguaglianze economiche e sociali, e lo sappiamo bene, parlavo prima delle badanti, potrei parlare delle case per donne maltrattate, perché durante la pandemia si sono dimenticati che c'erano le case per donne maltrattate, che è aumentata la violenza domestica, che una donna qui vicino è stata sgozzata dal marito qui a Brescia davanti ai figli, e quando io sono intervenuta sulla stampa locale su questo tema, qualcuno mi ha detto: ma ce l'è proprio fissa la violenza? Beh, insomma, alla fine del lockdown un marito che sgozza la moglie davanti ai tre figli non penso che abbia molto la fissa. E ho tirato fuori questa questione: quante donne sono rimaste chiuse in casa con il carceriere perché i servizi comunque erano impegnati da altro? Questa rete capillare ha bisogno davvero di una presenza e di uno sguardo di genere. La violenza esiste sempre, e questo è un altro ed esiste anche sui bambini. Sentivo stamattina il referente del telefono azzurro e il garante dell'infanzia e dell'adolescenza che diceva:
Guardate che c'è stato un aumento anche nei casi dei bambini. Noi qui negli ultimi 15 giorni abbiamo gestito 3 bambini che abbiamo dovuto allontanare da casa per un incremento spaventoso di violenze, con sempre più ricoveri in ospedale, tranne nel periodo del lockdown. Quindi questo sguardo di genere che guarda gli uomini e le donne, alle vite concrete e alle esistenze, ha necessità di strumenti di legame stretto socio-sanitario, di servizi sociali che arrivano ai servizi sanitari. Pensiamo ai bambini autistici, ai servizi della neuropsichiatria, ai buchi che hanno creato in questo periodo, perché facevano solo le emergenze. Come puoi pensare a un'emergenza un bambino autistico? E come puoi pensare che un comune sia in grado di supportare la spesa di un assistente a un bambino, perché così diceva il DPCM? Cioè, è veramente, quando Triani giustamente parla di far diventare la spesa sanitaria all'interno del PIL, forse la voce principale, mi viene da dire, non è solo per la riorganizzazione degli ospedali, o magari lo facessero, di riattivare la rete dei consultori o di garantire la salute materna e infantile e i diritti riproduttivi, magari venisse fatto, ma anche per connettere strettamente questo sociale e sanitario, perché dove inizia uno finisce l'altro e viceversa. È una spirale infinita che ha a che fare con la vita di tutti i giorni delle persone. Un'altra cosa che ho imparato, e chiudo, io sono una che legge molto, ho partecipato a molti dibattiti perché mi interesso di tante cose, sono in molte reti, per cui ci mancherebbe. Sono molto conosciuta in città, mi chiamano molto. Però ho capito, mi sono un po' stancata di commentare e ho cominciato a capire che bisogna davvero tirarsi sulle maniche e andare a stare lì dove la gente vive, stare lì dove la gente vive e dare risposte lì, capendo loro, facendo capire i nostri linguaggi, senza avere la verità in tasca, con grandissima umiltà. Ecco, ho imparato l'umiltà, diciamola così. Grazie. Grazie alla dottoressa Albini. Passo al dottor Maciocco per l'ultima domanda sua, che riguarda la sua... Eccoci. Allora, dottor Maciocco, forse il microfono va... Ecco, benissimo. Allora, dal suo punto proprio di osservatorio internazionale, che cosa ha notato lei a livello generalizzato? Cioè, questa pandemia da Covid, come è impattata sui diversi servizi sanitari nazionali, internazionali? E se qualcuno, in qualche modo, per il suo modello organizzativo e operativo, è risultato un po' più vincente di altri nell'affrontare questa tematica, se c'è stato? Grazie. No, no, c'è stato, nel senso che alcuni paesi avevano avuto l'esperienza della SARS 2002-2003, quindi quando hanno sentito il nome coronavirus, visto che avevano avuto l'esperienza precedente, si sono dati da fare. E infatti in Asia abbiamo avuto degli esempi di paesi tipo Taiwan, che è vicinissimo alla Cina e avendo, diciamo, un impatto diretto con la parte continentale della Cina, hanno preso subito i provvedimenti, hanno attivato una campagna a livello di base, di cure primarie, di diagnosi precoce, di tamponamenti di massa, di tracciamento dei contatti. Fatto sta che la Taiwan è il paese che ha avuto, senza fare i grossi lockdown, ha avuto un impatto molto leggero, soltanto 7 morti complessivamente. Abbiamo altri casi, anche Singapore ha fatto politiche simili con risultati molto significativi. Nuova Zelanda, in questo caso Nuova Zelanda, sono stati molto tempestivi nel lockdown, che è durato relativamente poco e ha prodotto degli risultati ottimi. Quindi noi abbiamo degli esempi, diciamo, lontani di successo. Se passiamo all'Europa, anche qui abbiamo dei risultati buoni, perché alcuni paesi, ne cito 3,
il Portogallo, l'Irlanda e la Germania, per motivi diversi, ma in tutti e tre i casi attraverso un forte impegno dei medici di famiglia, fondamentale soprattutto in Germania. La Germania poi disponeva anche, diciamo, di una organizzazione generale, terapia intensiva molto, molto potente, eccetera, che ha avuto, diciamo, un impatto di mortalità che è un quarto rispetto a quella che abbiamo avuto noi, che ha avuto la Francia, l'ha avuto la Spagna o ha avuto l'Inghilterra. Quindi se noi dovessimo in Europa identificare paesi che hanno avuto una buona performance nei confronti della pandemia, questo è dovuto al fatto che sono intervenuti precocemente i servizi, diciamo, di cure primarie nell'arginare l'impatto sull'ospedale. Devo dire anche che, tornando anche alla situazione italiana, non tutto in Italia è stato uguale. La Lombardia ha avuto quello che ha avuto, però se noi ci spostiamo anche appena sotto la Lombardia, per esempio a Piacenza, noi abbiamo pubblicato su Salute Internazionale il caso di Piacenza, in cui dopo la prima fase di estrema violenza, perché Piacenza era appena 15 km da Codogno e quindi ha avuto un impatto immediato, però devo dire che come si può leggere in questo posto di Salute Internazionale, i servizi dopo una fase ovviamente di sorpresa, di sbandamento, in breve tempo si sono riorganizzati, hanno costituito autonomamente queste unità speciali di cure primarie, andavano a casa, hanno fatto un'attività domiciliare molto estesa e alla fine hanno ridotto notevolmente, diciamo, l'impatto sulla mortalità. Ecco, ne parlava prima Trianni, laddove abbiamo delle strutture che si basano su strutture solide, case della salute, team multidisciplinari, noi abbiamo dei risultati notevoli, l'abbiamo visto anche in Toscana in alcuni casi, e quindi noi sappiamo perfettamente qual è la ricetta per affrontare non soltanto l'epidemia delle malattie croniche e l'epidemia delle malattie infettive. Alla fine scopriremo che il modello serve per tutte e due gli approcci. Cosa che invece non è avvenuta minimamente in realtà, che stanno subendo adesso la mazzata più grossa e che sappiamo benissimo sono gli Stati Uniti e il Brasile. Se andiamo a vedere i dati mondiali della pandemia, è che c'è una crescita ormai generale dei casi e dei morti, e la responsabilità di questa crescita è essenzialmente legata a quello che avviene negli Stati Uniti e in Brasile. Negli Stati Uniti anche lì c'è una situazione variegata, nel senso ci sono alcuni stati in cui la pandemia mostra dei trend in diminuzione, come New York, mentre ci sono altri stati come il Texas in cui la pandemia sta mostrando, ma non è solo il Texas, altri stati del sud degli Stati Uniti che stanno mostrando invece una crescita. Non parliamo ovviamente di quello che succede in Brasile, dove abbiamo un presidente assolutamente criminale per come si sta comportando, e anche in questo caso, sia negli Stati Uniti che in Brasile, chi ci rimette di più sono i gruppi, le minoranze etniche, i neri, i latini, e in Brasile gli abitanti delle favelas, gli abitanti dell'Amazzonia, laddove cioè è molto più difficile riuscire a fare un distanziamento fisico delle persone, dove c'è un forte affollamento, dove l'accesso ai servizi sanitari è più difficile, e quindi noi sappiamo che ancora questa pandemia deve ancora sviluppare il suo livello massimo, non siamo ancora arrivati al livello, al picco mondiale, e questo non ci tranquillizza minimamente su quello che può essere la possibilità di eventuali seconde ondate di ritorno in Europa. Ecco, data i meccanismi di globalizzazione che rendono il mondo
diciamo, un villaggio globale, il fatto che ci siano delle zone in cui la pandemia è fuori controllo non ci devono assolutamente tranquillizzare, se poi noi oggi abbiamo livelli molto bassi di circolazione del virus. Avrei concluso. Va bene. La mia... Sì, benissimo. Ora ritorniamo per l'ultima domanda a Gianluigi Triani. Non lo vedo più. Eccolo. Contornato, ecco, scusate. Triani. C'è stato un problema di connessione. Sì, e l'ho avuto anch'io purtroppo per un po' di tempo. Allora, al dottor Triani credo come ultima domanda questa. Come, alla luce di tutto quello che è emerso e che voi avete così molto chiaramente esposto, come fare per risollevare il Servizio Sanitario Nazionale dopo i tagli continui, non solo economici, ma anche in termini di risorse umane, di investimento in innovazione tecnologica, che si sono abbattuti negli ultimi 10-20 anni in modo terribile sul Servizio Sanitario Nazionale? Quale strada seguire per poter invertire questa rotta, al di là del dramma che il Covid ha evidenziato? Non ho notizie. Ci deve essere. Adesso sono ritornato. Scusa, sì. Mi scuso per le difficoltà. Sì. Ho sentito cosa bisognerebbe fare adesso, mi sembra di avere colto. Sì, esatto, visto che i tagli datano da 10-20 anni e più, il Covid ha inasprito questa situazione, e per non andare incontro, nel caso, come diceva anche il professor Maciocco, dell'eventualità di una seconda ondata, che fare per risollevare il Servizio Sanitario Nazionale? Ma io personalmente penso che, come accennavo prima, nell'immediato occorra ovviamente che la pubblica amministrazione costruisca quella rete dei servizi di prevenzione, ricostruisca quella rete di assistenza medica di base che si è dimostrata lacunosa e indispensabile in questo periodo. Questo è l'elemento che considero centrale, e cioè un recupero di attitudine di programmazione e di problema di connessione ancora, Gianluigi. Sì, no, ma io adesso va bene, sto finendo con il mio. Grazie. Gianluigi è cristallizzato, probabilmente ha problemi di connessione. Dov'è? Perché vedo la sua immagine ferma, ma non si muove e non parla. Se a questa domanda o la dottoressa Albini o il professor Maciocco, un po' come risollevare, cosa fare per risollevare il Servizio Sanitario Nazionale, se volete dare voi una risposta, credo che ne abbiate tutte le competenze, quindi si possa poi chiudere questa. Io sono tornato. Eccolo. Non riesco a chiudere, magari. Sì, vai. Ma è difficile. Io lascerei chiudere a uno di voi, insomma, perché sennò con Gianluigi penso che non riusciamo mai a mantenere la connessione. Donatella. Sì, grazie. Ma allora, io credo che si possa risollevare attraverso una rilettura di tipo politico, ma profondamente politica, perché insomma la salute è sempre stata fuori dagli interessi
della politica. È entrata pesantemente quando si parla di sanità, suddivisione di cariche, questo a tutti i livelli. Invece la salute entra e attraversa tutti i profili della politica, perché se parli di gestione del territorio parli di salute, se parli di accoglienza di migranti parli di salute, se parli di scuola parli di salute. Insomma, secondo me il tema è questo. Però come risollevarlo? Prima di tutto va ridefinito il tema del territorio, la medicina territoriale va ricostruita. Va ricostruita tenendo presente che le persone vivono nelle città o nelle piccole comunità, e quindi che si chiamino case della salute, che si chiamino, come vogliono dire qui nella brutta copia, presa. La cosa che a me interessa è che ci sia una cultura di medicina anche che cambia, perché noi stiamo parlando di governo della sanità e va bene, però deve cambiare anche la medicina. Teniamo conto di due fattori. Il primo: la formazione dei medici è tutta per l'acuzia e l'ospedalità. Quindi io non conoscevo i consultori prima di andarci a lavorare. Io sono stata formata per fare l'ostetrico ginecologa, fare la sala operatoria e assistere i parti. Adesso la dico un po' così. Quando mi sono trovata nei consultori, che mi appassionavano anche di più, però il tema era che io non avevo una preparazione adeguata. Uno, la formazione. Secondo, i medici in medicina generale non possono fare un corso triennale, regionale, fatto dagli stessi medici che poi, dei cui studi poi andranno a fare praticantato. Ci vuole un corso che non si chiamerà più medico di medicina generale, ma sarà di medicina territoriale. Il medico deve essere la sentinella sul territorio, deve avere in mano quello che sta succedendo. In questo senso l'ISD sta lavorando benissimo, per esempio. Ecco, questo. L'imbuto delle specialità, l'imbuto delle specialità è un imbuto terribile. È inutile che continuiamo a parlare di carenza di medici e c'è questo imbuto terribile. Non tanto, io sono anche per l'apertura e non per il numero chiuso a medicina, ma mi dicono che sono troppo eretica a dir così. Però almeno il numero chiuso, vanno programmate le specialità. La conferenza Stato-Regioni su queste cose non può essere una formalità. Bisogna capire che cosa ci serve. Perché è vero, ha ragione Trianni, anche Maciocco, quando dicevano ma forse potenziare troppo le terapie intensive. Beh, guardate che noi eravamo a livello ma dell'ultimo paese europeo come posti letto in terapia intensiva. Cioè se ci arriva un'emergenza, noi dobbiamo saperla gestire. Speriamo che non arrivi, che si faccia la prevenzione, ma insomma siamo lì. Per cui noi dobbiamo ripristinare in base alle esigenze, bisogna fare capire qual è l'esigenza di salute dei nostri cittadini e delle nostre cittadine, che saranno diversi tra il nord, il centro e il sud probabilmente, e saranno diversi anche da comunità a comunità. Quello che serve alla città di Brescia, che è una città industriale, grossa, però con molto verde, con dimensioni tollerabili, non è la stessa cosa che può servire in montagna, nel paesino di 1000 abitanti, che comunque è comune. Ma dobbiamo riuscire a organizzarle insieme, a armonizzarle queste cose, non a fare distinzioni di governo. Ci vuole un'uniformità a livello di Stato, perché i livelli essenziali di assistenza a 1000 abitanti e a 200.000 siano ugualmente praticati. Quindi bisogna che i comuni entrino nella programmazione sociosanitaria, perché loro le conoscono le realtà delle persone. Noi le conosciamo bene, anche perché sono di tutti i giorni. Noi abbiamo aperto un ambulatorio per i senza tetto, che è partito da volontari. Vi assicuro che farlo diventare una cosa strutturale è complicatissimo. Continua a essere giocato dai volontari, ma ci passano 100 persone al giorno. Non è strutturale questo. È strutturale. È strutturale. Ecco, quindi io credo che... Io non sono neanche per il regionalismo differenziato, mi sembra una follia. Quindi lo do per scontato tutto quello che ha detto Trianni. Però il tema è, se è vero che va investito di più sul piano politico per la tutela della salute e quindi per buoni servizi sanitari che a loro volta con un volano perfetto tutelino la salute, è necessario però che i comuni entrino, perché il socio sanitario non sia la linetta scritta sui documenti, ma sia qualcosa di concreto. È questo il volano giusto che deve entrare, secondo me. Scusate, sono tornato. Sì. Allora, io Gianluigi ho fatto un po' fare
le conclusioni. Hai fatto bene. Dopo il tuo intervento, anche perché ci eravamo dati un tempo dalle 16 alle 17.30 per questa cosa, poi credo che gli Stati Generali abbiano altre cose in programma. Certo, io credo certo, che ci sarà occasione nel parlare, però tu sei stato anche tu chiaro nell'accennare. Volevo solo dire una cosa, una sola cosa. Certo. Ho sentito le conclusioni di Donatella, che ovviamente condivido. Segnalo il grande rischio che il pubblico entri a gestire sia i servizi sanitari che quelli sociali affidandoli a strutture private, cioè esternalizzandoli. È assolutamente importante avviare l'inversione di questa tendenza degli ultimi anni. Questa è una delle svolte più importanti da fare. Mi fermo qua. Benissimo, io ringrazio moltissimo la dottoressa Donatella Albini, il professor Maciocco e il dottor Trianni per questo contributo. Io penso che sia stato un momento importante sia per l'ampiezza delle riflessioni, sia per la competenza, ma soprattutto per l'attualità di quello che voi avete detto. Non è stato mai un discorso teorico sui massimi sistemi, ma è sempre stato un discorso calato sulla realtà. Di questo io vi ringrazio moltissimo e vi auguro una buona giornata. Grazie ancora per quanto avete fatto. Saluti a tutti, grazie. Buona giornata, buon mare, chi è al mare allora. Grazie. Arrivederci.